Ciao ragazze, eccoci alla seconda parte del video tutorial per realizzare questo mini album. Oggi ci occuperemo della parte interna. Volevo però fare una precisazione perché la volta precedente vi ho detto che ho utilizzato per la struttura la fustella della copia creativa, questa che misura 10x15 cm. In realtà oggi l'ho misurata e mi sono accorta che in altezza non è di 10 ma è di 10,5, quindi la mia struttura effettivamente è di 10,5. Se voi l'avete già fatta di 10 non c'è nessun problema, a tutte le misure che io vi dirò voi togliete 0,5 cm, poi ve lo ricorderò comunque passo passo. Avevo già cominciato a rivestire la parte interna e ho staccato quella centrale perché poi ho avuto dei problemi con la telecamera, infatti ora sto usando il cellulare e quindi rivediamo passo passo questo passaggio. Partiamo da qui, una situazione come questa, e quindi ci prepariamo due rettangoli che misurano 14,5 per, nel mio caso, 10,5. Se voi avete fatto la struttura di 10, anche il cartoncino avrà altezza 10. Qui mettiamo il biadesivo e incolliamo le due parti. Una volta fatto questo, prendiamo un altro cartoncino, questo misura 9,5 per 10,5 nel mio caso e nel vostro appunto 10. Qui facciamo una piega a destra e una a sinistra a 3 cm, quindi misuriamo 3 cm da destra e 3 cm da sinistra. Mettiamo il biadesivo e incolliamo. Una volta arrivati a questo punto dobbiamo costruirci le alette centrali. Io qua le ho staccate perché volevo farvi vedere il passaggio. Sono 4 e hanno come misura 5,5 per 10, quindi se questa altezza è di 10,5 l'aletta sarà di 10, se la vostra altezza invece è di 10 l'aletta sarà di 9,5. Ora comunque continuiamo con le mie misure, quindi se qui abbiamo 10,5 qui avrò 5,5 per 10, 4,5 per 10, 3,5 per 10, 2,5 per 10. Facciamo una piega a destra e una piega a sinistra di un centimetro, quindi in questo modo prendiamo la nostra taglierina, il nostro pezzettino di carta, lo posizioniamo quindi a 1 e poi con l'aiuto del bulino facciamo la piega. Io adesso ho in mano il telefono e quindi non riesco a farla. Comunque la facciamo a destra e a sinistra, così. Una volta fatta la piega, io la tiro su per creare la mobilità dell'aletta, così. Appoggiamo qui. E questa è l'ultima, sempre a 1 cm, quindi la parte centrale rimarrà di 0,5 cm, così. E poi posso posizionarmi sul retro di tutte e quattro il biadesivo, proprio qua dietro, e procediamo con l'incollaggio. Una volta arrivati a questo punto, dobbiamo incollare i nostri fogli. Quindi, se le nostre alette hanno come altezza 10, il foglio avrà come misura 14,5 per 10. Se abbiamo fatto le alette di 9,5, il nostro foglio avrà come misura 14,5 per 9,5. Quindi l'altezza in base a quella che poi abbiamo calcolato. Facciamo così, quindi giriamo in questo modo l'album e abbassiamo tutte le alette da questa parte.
mi lascio la prima giù e qua dietro si dovrà inserire il biadesivo oppure la colla. Io adesso ho finito il biadesivo, quindi ve lo faccio vedere con la colla. Posizioniamo la colla nell'aletta, così, e poi andiamo a prendere il nostro foglio. Quindi prendiamo il foglio, lo poggiamo sulla colla, sulla nostra aletta. Una volta incollata anche l'ultima pagina, il nostro album è finito. Quindi le pagine sono incollate. È abbastanza mobile perché abbiamo girato le pieghette sia dalla parte destra che dalla parte sinistra, e quello che ci resta da fare sarà appunto decorare le pagine. Questo è il centro. Ecco qui tutti e tre gli album, questo è ancora da completare, quello per mia sorella. Questo è quello che abbiamo finito adesso, quindi ha tutte le pagine bianche. Adesso ha iniziato ad asciugarsi, quindi rende meglio anche la struttura. E questo è il mio, e quindi c'è dentro già la prima fotografia che ho fatto ieri con la Instax. Così. Grazie per avermi seguito, e quando finirò tutto l'album poi ve lo farò vedere completo, quindi sarà per fine agosto.